ragazze e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video della Wayward Wonders, appunto una serie in cui diciamo open source, quindi magari praticamente open source, e in questa serie diciamo che è differente dalle altre perché noi abbiamo un mondo, abbiamo trovato in questo mondo dobbiamo trovare delle meraviglie e una volta trovate queste meraviglie possiamo appunto portare a casa una sorta di blocco del monumento e una volta diciamo una volta portate a casa questo blocco del monumento e appunto comprare poi il monumento e poi successivamente una volta portato a casa il blocco del monumento è utile diciamo ci sono vari blocchi da portare e diciamo questo è il punto d'inizio dove spiega diciamo tutto questo in quei libri che stanno lì nella cesta. Spiega anche appunto questo zombie qua. Se lo vediamo è ottimo, va bene. Se non lo vediamo dobbiamo riavviare la mappa. Però visto che lo vediamo stiamo alla perfezione. Poi un'altra cosa che dice è che il mondo comunque ha un limite e quando arriviamo al limite il cielo diventa nero. Quindi sostanzialmente è questo quello che ci dice. Quindi possiamo girare in lungo e in largo e quindi arrivare poi alla fine di questo mondo senza problemi, credo. Allora, si qui spiega, praticamente spiega quello che vi ho appena detto e non mi ha dato non mi ha ridato la fame, ora che sto tornando qui. Ho fatto un paio di test prima di cominciare la mappa e diciamo che mi aveva dato diciamo, togliendo da lì il cibo, diciamo, le cose, cioè non il cibo, i vari oggetti che uno magari prendeva lì in quella zona di spawn. E magari cioè, venendo poi qui si resettavano e quindi era un po' tutto un cavolo. Però la fame ti rimane, quindi non te la ridà. Una cosa che mi piacerebbe fare sicuramente è diciamo un po' di legno per potermi fare una spada, un piccone, una pala. E una zappa, sì, una zappa ho detto, diciamo le cose base. Perché diciamo che ora, venendo da questa parte, se riesco a risalire, no, praticamente comunque sono tornato indietro, ottimo. Andando verso di qua, parte una grotta. Dovremmo trovare diciamo, il monumento principale dove portare tutti i blocchi che vi ho detto prima. E infatti eccolo lì. Diciamo che i blocchi, diciamo la spada mi serve più che altro per ammazzare le varie mucche che stanno qui, così posso già avere il primo, diciamo il primo cibo che sinceramente è una cosa molto molto fondamentale. Ok, diciamo che un po' di cibo ce l'abbiamo e quindi per il momento va più che bene. Allora, infatti mi è tornata a pieno regime la fame
Sì, intanto per il momento sono costretto a mangiarmi le cose crude perché se per arrivare, diciamo, perché non avendo né fornace né carbone, diciamo che è un grosso problema. Allora, sicuramente mi faccio subito una O. Che diciamo la sfrutto per più che altro per più che altro per piantare questi sei semini. Uno, due, 5, 6, 7. Sì, per il momento ne ho fatti 7, ma faccio anche gli altri due. 1 e 2. Ok, qui così in questo modo ho, come già detto, un minimo di cibo. Lì c'è l'ingresso dal primo dungeon, da quello che mi ricordo. Però un'altra cosa fondamentale che mi serve è non solo altra legna, ma guardare un attimo la zona qui vicino perché se non ricordo male, a parte qui l'ingresso alla caverna, se non ricordo male qui vicino ci dovrebbe stare una cesta. Sì, una cesta. Perché mi pare che in quella cesta ci sia le cose iniziali da diciamo da sfruttare. Allora, la cesta non la vedo. Per nulla, tra l'altro. Però vedo un bel maiale. Che sfrutterò diciamo brevemente per diciamo per mangiare. Allora, intanto mi abbatto giusto un altro albero, così posso intanto mi faccio pure un altro crafting table, così da poter mettere lì all'ingresso della caverna e allo stesso tempo con quel diciamo con queste cose che ho ottenuto mi posso fare appunto il piccone un piccone da poter sfruttare intanto per prendere un po' di cobblestone e un po' di sicuramente per un po' di carbone, se mi faccio anche delle torce che sinceramente sono appunto non fanno mai male perché come già vi ho detto essendo molto open source questa mappa ognuno ha la diciamo, ha la possibilità di giocarla come meglio crede, quindi allora sicuramente mi prendo qui della parecchia cobblestone, ho sentito uno scheletro prendeva danno. Sento pure uno zombie. Allora, diciamo che ok, intanto lo zombie era morto. Diciamo che con questi tre pezzi di cobblestone faccio subito il piccone. Così da poter raccogliere immediatamente quest'altro carbone che sta qui, così mi posso subito cucinare questo cibo che ho. Allora, mi vedete, attualmente ho solo due pezzi di cobblestone.
cobblestone, quindi sono 5, 6, 7, 8. Ok. Diciamo che la scappata. Ecco lo zombie. Diciamo la toccare fuga del. Ok, lo zombie era qui, sta morendo prendendo. Ok, qui c'è lo. C'è il. Ci sono gli scheletri. Che al momento non è che mi stanno molto simpatici, perché non ho armatura e quindi intanto ammazzo pure quest'altra mucca, così tengo più cibo, perché comunque ragazzi uno più cibo riesce a ottenere e meglio è, perché comunque come già vi ho spiegato il cibo è fondamentale. Tanto qui ci sono anche due polli e altre mucche. Qui ne approfitto per, diciamo, per raccogliere altro, diciamo, l'altro po' del minimo indispensabile. Poi, ecco qui, nuovamente non posso correre. Ok, così in questo modo approfitto per, innanzitutto per cucinarmi, così possiamo approfittare per andare a esplorare il primo dungeon. No, serve qui, serve qui. Poi con questa legna che abbiamo faccio giusto giusto un ultimo, c'è un'altra cesta da piazzare qui sopra. Questo è un semplice blocco di clay, ok. Così le cose che, diciamo, non mi servono le posso subito allora. Un'altra cosa che sapevo, a parte il fatto che si sta facendo notte, è che qui in cima dovrebbe essere una cesta, infatti eccola lì. Con questo non posso fare nessun tipo di blocco, vero? Esatto. Vediamo se saltando. No. Devo praticamente. Devo rimediarmi un altro blocco, ok. Anche se sinceramente sì, lo so ragazzi, sto praticamente distruggendo mezzo monumento, ma tranquilli che lo rimetto a posto. Qui sotto non c'è niente, vero? Ok, esatto, non c'è niente. Così diciamo che in questo modo riesco a forse. C'è un temporale mai visto fuori, quindi credo che prima di andare aspetterò la notte. E comunque intanto abbiamo trovato un'armatura discreta, diciamo molto buona. Comunque è d'oro, vero, l'oro non è che dura chissà quanto. Tanto ho fatto altro cibo, metto a cuocere queste due. Sì, però se la guardate bene abbiamo Unbreaking 2 e ci dà 10 cuori extra. Poi abbiamo un altro Unbreaking 2 e ci dà altri 10 cuori extra. Ci dà questo sempre Unbreaking 2 ci dà lo 0,5% del knockback resistance e questo ci dà lo 0,08 di velocità. Infatti se guardate e tu chi sei? Sì, ci dà in cambio del test ci prende, ci dà smeraldi e in cambio smeraldi ci dà ci dà altre cose che rientra. Questo sarebbe carino come appunto come stivaletto, però non si può rompere e ci ho 0,09% in più
appunto di non tanto di velocità, sì, 0,09% in più di velocità. Intanto io approfitto per ripiazzare questi blocchi e non appena quei due pezzi di ferro che si sono rotti, approfitto e mi faccio subito una spada di ferro. Così questa di legno la posso. E direi di provare ad andare. Non so quanto possa io resistere lì sotto, a parte ai creeper. Però la cosa buona è che essendo così veloce, ci dovrei avere molti meno problemi. Ah, un pigman. Devo stare attento a non malmenare il pigman. Ce l'hai con me? No, ok, ottimo. Tanto io cerco di illuminare il più possibile. Diciamo che il trucco migliore è appunto cercare appunto di illuminare e quindi è per, diciamo, così almeno non spawnano chissà quanti mob dopo una volta illuminato. C'è pure un creeper. Tanto approfitto. Diciamo ora come ora sarei già morto con la vita normale. Ah, è vero, siamo in 1.8.9 e quindi posso spammare la spada. Tu chi sei? Ixion! È venuto direttamente qui da me. Ottimo. Anche se sinceramente è stato molto fesso. Cioè molto fesso. Perché io sto qui, diciamo, se è vero, lui mi può attaccare. Però io in un attimo ho praticamente battuto. Diciamo che approfitto un attimo per recuperare un minimo di vita. E intanto quel pollo è morto. Ok, qui c'è uno zombie che non mi si è praticamente filato. Ok. Diciamo devo arrivare in fondo alla stanza e prendere il blocco del monumento, perché sì, ragazzi, questo era il primo boss che sono comunque, questo è un adventure block, e diciamo che ora come ora posso tornarmene, poi magari prossimamente me ne torno per diciamo per illuminare. Intanto ho recuperato anche 4, no, più di un osso. Ah, queste sono le ossa delle guardie. Allora, il primo dovrebbe essere questo si chiama appunto il masuolo, eccolo qua, il primo. E questo è, diciamo, dobbiamo completare tutto quello. Poi un'altra cosa, dobbiamo completare le lane. Diciamo, completare le lane non è utile ai fini dell'obiettivo del gioco, cioè l'obiettivo principale, però è molto utile per un'altra cosa, per i premi che danno, perché danno delle... danno delle chest una volta che si inseriscono al loro interno le
che al loro interno si, appunto, si inseriscono le lane e si spura all'interno appunto del monumento di Dan, esattamente lì dietro, quindi dietro alla lana qui dietro, spona una cesta, cioè non è spona, c'è cioè un meccanismo che te la fa, che te la dà la lana. Però è parecchio utile questa cosa, perché appunto può darti molte, non dico molte cose utili, perché in questo modo appunto ti possono dare, che ne so, un piccone, che ne so, il piccone più potente del mondo. E in questo modo, dandoti questo piccone ultra potente, come potete ben capire, ti danno, che ne so, ti danno parecchia roba. In altro c'avevo. Ah, sì, eccolo. Ok, l'ho messo in quell'altra. Quindi, o magari danno la spada della vita, che ne sappiamo noi. Ok, intanto questo fungo lo metto di qua. Ok, ragazzi, direi che per questo primo video della Wayward Wonders è tutto. Intanto io approfitto, rimango qui in zona per appunto per farmare un po' di legna, un po' di materiali appunto lì nella miniera, e appunto c'è la miniera nella grotta. E quindi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.